Pronto?
Ciao Alex, scommetto che stai fiocinando tra le tue due gilera KK. Beh, gran Ferri. Ehi, gran Gallo! Guarda, potrei mentirti al brucio, ma so che mi guaglieresti subito la stragrande. Tranquillo. No, ti capisco. Oggi come oggi ferri di questo genere ce li scordiamo. Allora, gran Gallo, a cosa devo la tua telefonata? Non è che hai problemi con la sfittizia? No, non preoccuparti, tutto regolare alla stragrande. La telefonata riguarda altro, dobbiamo vederci. Ma inizio a preoccuparmi, eh? Anticipami qualcosa, problemi di grano? Certe cose per telefono non si possono dire. Dai, scherzo, nulla di grave. Ho solo avuto un'idea a proposito delle New Generation e vorrei finalmente valorizzare tutto ciò che per anni è rimasto chiuso in un cassetto ormai troppo impolverato. D'accordo, gran Gallo, so che le tue idee non mi deludono mai. Ti aspetto. Ci vediamo per le 5? No, Alex, oggi proprio non posso. Facciamo mercoledì. Hai impegni? No, d'accordo, sai dove trovarmi. Commento che è gran Gallo. Sì, ci aspetta mercoledì al solito posto. L'universo dei perinari è vasto e lo testimonia il più presente Bircide, il gran Gallo. Infatti è così che mi chiamano ormai da oltre 20 anni nell'iter canavese. Tutto iniziò quando avevo 15 anni ed era lontano 1985. Non sono mai stato un ragazzo normale, ovvero di massa che si nascondeva e si mimetizzava in mezzo agli altri coetanei stile camaleonte. Ho sempre cercato di spiccare sia caratterialmente che fisicamente, curando sempre nel dettaglio il mio look ed il mio modo di essere e soprattutto di presentarmi. Mi vestivo secondo la moda del momento, un giorno in pelle, un giorno stile Alberto Camerini molto egocentrico, stile futuristico e spaziale, ma senza avere le idee chiare, senza seguire un particolare movimento perché non sapevo cosa cercassi veramente. La scelta di diventare e rimanere fedelmente paninaro per oltre 20 anni fu merito di un mio compagno di classe, un certo Riccardo Fontana che ormai da tempo ho perso di vista. Un mattino, prima di entrare a scuola, davanti al liceo Aldo Moro di Rivarolo Canavese, mi chiamò e mi disse indicandomi con un sorriso malizioso ed esclamando: «Lo vedi quello col piumino azzurro e le Nike? Quello è un paninaro». Da lì fui incuriosito ed iniziai a documentarmi quasi come se dovessi presentare una tesina d'esame, con immagini, ritagli di giornale e servizi televisivi che allora erano veramente pochi e poveri, ed iniziai a capire lo stile. Un pomeriggio andai al Burghi, non ci avevo mai messo piede sino ad allora, e fu a parer mio una rivelazione. Tanti piccoli gruppi attorno ai tavolini, tutti con questi coloratissimi e gonfi piumini, tutti con gli stessi jeans di Giorgio Armani o Enrico Coveri, tutti con la stessa cintura e il ciarro, chi con la fibra sgargiante, chi con quella classica e meno appariscente, tutti calzavano le Timberland, alte o basse, e la cosa strana è che non sembravano delle pecorelle, ma al contrario ho notato subito che c'era alle spalle di tutto questo un certo stile. Insomma, ho sentito subito un senso di appartenenza e sono diventato immediatamente uno dei loro. Ma essere paninaro non vuol dire ovviamente solo vestirsi in un certo modo, comprarsi la borsa neoleare o infilarsi i jeans giusti. L'essere paninaro è proprio un modo di pensare e uno stile di vita. No alla droga, e questo non significa no al divertimento. Ascoltare la musica giusta e frequentare i luoghi giusti, dalla giusta adrenalina. Metallari, punk, dark, hippie o alternativi ci si traveste, mentre paninari ci si veste. Buongiorno. Volevo chiedere un'informazione, se è possibile. Vi dica pure, anche se stamattina questo più che un negozio sembra un ufficio informazione. Allora, grazie, ugualmente. Ma no, ma si figuri, stavo solo ironizzando sull'andamento della mattinata, mi dica. Stavo cercando un mio carissimo amico, di vecchia data, si chiama Max, ma noi lo abbiamo sempre soprannominato Lucido. È uno ancora regolare, mi dicono. Se l'ha visto almeno una volta, non può scordarselo. E che cosa avrebbe di così particolare questo gran personaggio? Beh, mi hanno riferito che smanetta ancora con la sua zunda per le vie del centro. Ah, certo che lo conosco, il paninaro! Certo, è un nostro carissimo cliente. Ma veramente noi l'abbiamo sempre chiamato signor Massimiliano. Un vostro caro cliente? Ma se ha sempre odiato i cani, e cosa comprerebbe nel vostro negozio? Più mini Moncler per i quattro zampe? Non dica così.
I cani le sono da tempo i migliori amici dell'uomo. Lui stesso indossa ancora il suo piumino arancione con il gallazzo. E siamo più contenti che qualcuno porti ancora un po' di colore in questa city, ormai grigia da troppi anni. Mamma, dove devi rintracciarlo, un numero di telefono, una mail. Io sono un tuo caro amico di vecchia data. So che avrebbe piacere di rivedermi sicuramente. Ma veramente ci ha ordinato 5.000 euro di articoli che dovrebbe passare a ritirarli da oltre un mese. Non abbiamo più sue notizie, alle mail non risponde, il telefonino è sempre raggiungibile, non lo so. Allora non è cambiato a titolo di pacchi, e sa che è sempre rimasta la solita persona. Gentilmente, se poi mi lascia i suoi recapiti, io le lascio il mio biglietto da visita. Certo. Qualora lo vedesse, glielo sporgerebbe per favore. Guarda, glielo scrivo dietro il mio bigliettino, così almeno anche i miei dati e tutto quanto, se per caso lo sente. Grazie, molto gentile. Ecco lei. Le lascio il mio bigliettino da visita? Va benissimo. Eh? Così se per caso lo sento, io le faccio le loan pronto. Chissà che magari diventi suo cliente affezionato. Siamo un cane. Okay. Siamo a disposizione. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Saluti. Vi devo aprire. Grazie. Questo è il Max, etichettato ormai da anni con il soprannome di Lucido. Più che un uomo è una leggenda, famoso per le sue tresche economiche negli anni 80, a quanto pare non ha mai perso il vizietto del debito. Ma in fondo è sempre rimasto uno dei migliori, seppur con i suoi difettucci è stato uno dei pochi a correre più volte in mio aiuto in ogni momento in cui ne ho avuto bisogno. D'altronde nessuno è perfetto e questa sua disponibilità ad aiutare gli amici ha fatto dimenticare spesso a tutti noi i suoi buchi finanziari. Ricordo ancora il suo detto: se vieni infastidito da un tamarro, sfila la cintura e prendi la cinghiata con la fibbia e il ciarro. Mentre leggevo il mio fumetto preferito e mi immedesimavo nella parte avvincente del dinamico personaggio avventurato con il suo ferro per le strade della Milano 2, mi chiesi come Lucido avrebbe preso la mia telefonata. In effetti ero certo che l'avrei sorpreso,